Dopo anni di proteste del quartiere e di scampati pericoli per la cittadinanza tutta, sono iniziati i lavori di messa in sicurezza dell'edificio Rudere di Via Muzzi a Teramo. Una storia che ha dell'incredibile. Basti pensare che ci troviamo dinanzi al Teatro Romano di Interamnia, il bene archeologico più importante dell'intera regione. L'immobile, di proprietà privata, è diroccato da oltre un trentennio. Ogni giorno e ogni notte perde qualche pezzo, con crolli rumorosi che terrorizzano i residenti. La proprietà ha sempre fatto orecchie da mercante, denunciata senza risultato più volte alla Procura della Repubblica, non è mai intervenuta. Oggi il Comune di Teramo, grazie a finanziamenti regionali, può finalmente iniziare la messa in sicurezza. Qual è la storia di questo palazzo e come siete arrivati finalmente a ristrutturarlo? Beh, la storia è che dal 2004 iniziò l'architetto Mattei a scrivere per questo Rudere, per questo fabbricato che insiste su una delle zone più belle della città, per chiedere la messa in sicurezza. Dopo tanti, ma tanti, tantissimi anni siamo riusciti attraverso la Regione Abruzzo, attraverso la Protezione Civile, a fare questo lavoro di messa in sicurezza che, come vedete, i lavori sono partiti e nella prima settimana, più o meno, diciamo così, se tutto dovesse andare per il verso giusto, di dicembre dovrebbero essere finiti i lavori e quindi l'edificio sarà messo in totale sicurezza. E dopo? E dopo ci sarà tutto intorno, innanzitutto gli edifici in aderenza troveranno per fortuna un po' di pace, un po' di tranquillità, perché i rumori notturni a cui erano abituati non dovrebbero più svegliarli. Il contesto urbano e anche il nostro teatro romano che è qui dietro alle spalle troverà una soluzione sicuramente di maggiore qualità e di presenza. Nello stesso tempo, successivamente, la proprietà deciderà il percorso di questo Rudere, di questo edificio. Va bene dunque la messa in sicurezza del Rudere di Via Muzzi, che tale però resterà. Un ricettacolo di sporcizia, topi e pipistrelli in pieno centro storico, un cumulo di vecchie macerie che i proprietari potranno lasciare così anche per i prossimi 30 anni.